Al via l'attività diurna del centro per i disturbi alimentari della ASL Toscana Sud-Est a Castiglione della Pescaia. È ufficialmente operativo il centro realizzato in località Casamora. Questi rappresenta il punto di riferimento per la cura di patologie legate all'alimentazione non solo per l'intera ASL Toscana Sud-Est, ma è la prima residenza pubblica in tutta la regione toscana, dal momento che le strutture attualmente disponibili sul territorio regionale sono private accreditate. Il servizio diurno può prendere in carico fino a 10 pazienti e 20 per la formula della residenza a partire dai 13 anni fino ai 30. Servizio di tutta la Sud-Est, a servizio di tutta la regione toscana con i suoi posti di residenzialità, i posti di semi-residenzialità. Questa è l'unica struttura pubblica di regione toscana nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. È una struttura che garantisce la presenza di più professionisti, dai nutrizionisti agli psicologi, agli psichiatri, agli educatori e tutta una serie di professionisti che rendono possibile il reinserimento e il recupero di queste persone a una vita ordinaria per quanto riguarda l'alimentazione. Questa è un'area, come vedete, bellissima, che non era stata utilizzata fino a questo momento, che per noi ha una grande rilevanza non soltanto urbanistica ma sociale per quello che fa, visto che il centro è l'unico pubblico in tutta la Toscana, noi ne siamo particolarmente orgogliosi e lo vogliamo far sapere a tutti.